Bentornati, allora vediamo di proseguire da dove avevamo lasciato la volta scorsa. Per chi si fosse appena collegato, questa è la terza puntata del mio corso Python per principianti. Vi consiglio di guardare le prime due puntate se non l'avete fatto prima di guardare questa. Comunque io sono Fabio, uno sviluppatore etico full stack e sto registrando questa serie di video per tutti gli italiani costretti a casa a causa del coronavirus. Nel precedente video vi avevo chiesto di completare da casa 5 esercizi che ora vedremo insieme. Allora, il primo esercizio, vediamo un po' le istruzioni. Il primo esercizio era quello di scrivere una lista che conteneva al suo interno una serie di numeri a caso e salvarla nella variabile i miei numeri. Allora, creiamo subito una variabile i miei numeri e gli assegniamo una lista di numeri a caso. Vediamo un po', 10, 9, 5, 4 e 1. E questo è il primo esercizio, facile, vero? Poi l'altro esercizio era quello di scrivere un dizionario che conteneva al suo interno i nomi di un amico o familiare come chiavi e la loro età come valori e salvarla nella variabile famiglia. Allora, creiamo una variabile famiglia e gli assegniamo un dizionario. Come sapete, il dizionario si crea mettendo i suoi valori all'interno dei suoi elementi all'interno delle parentesi grafiche. Poi prendo alcuni nomi. Allora, Serena, che è la mia moglie, 38, Fabio sono io, ne ho 40. Marco 48 e poi creiamo Giovanni e ne ho 44. Poi il terzo esercizio era quello di scrivere una variabile chiamata nome e assegnargli il vostro nome. Allora, io mi chiamo Fabio, la variabile si chiama nome e facciamo e assegniamo alla variabile nome una stringa di testo che contiene al suo interno il mio nome, Fabio. Primi tre esercizi fatti, quindi questo era l'esercizio 1, il 2, questo era il 3. Poi al punto 4 abbiamo effettuare le seguenti moltiplicazioni matematiche. Allora, la prima operazione era quella di moltiplicare 10 per 50 e dividere il risultato per 5 e aggiungere il risultato 5. Allora, la prima operazione che viene effettuata è 10 per 50, il risultato viene diviso per 5 e poi viene la somma e poi ovviamente nell'ordine di precedenza le somme vengono dopo le moltiplicazioni e le divisioni. Allora, poi sommate 4, 99, 339, quindi sommiamo prima questi elementi e lo facciamo con 4 più, mettiamo gli elementi tra parentesi, 9 più 399, poi moltiplichiamo il risultato per 10, quindi moltiplichiamo per 10 e dividiamo per 4 diviso 4 e questo è quanto. Poi quanto fa 10 alla sesta? E lo vediamo subito. 10 alla sesta, questa è l'operazione che facciamo per l'esponente, quindi il numero dell'esponente è questo e questa è l'esponente, l'operazione, l'operatore che ci serve per definire l'esponente. Poi è 99 maggiore di 4
4, 99 maggiore di 4, questo lo vediamo dopo se è vero, e comunque l'operazione è questa, quindi questa è la serie di esercizi al 4, 4, poi ce n'era anche un'altra, qual è il risultato delle seguenti operazioni? A 9 modulo 3 e poi vediamo il risultato, e 9 divisione floor 3. Ovvero, poi il quinto esercizio era utilizzare la funzione print per stampare la variabile nome, i numeri, la famiglia e il risultato di ognuna delle operazioni precedenti. Quindi 5. Allora, utilizziamo print per stampare il nome e i miei numeri, e poi stampiamo la famiglia, poi stampiamo ciascuna di queste operazioni e facciamo così per praticità. Print lo mettiamo direttamente qui sopra così non ci ripetiamo. Poi questa se le possiamo mettere anche insieme così vediamo una accanto all'altra, e questo è quanto per l'esercizio 5. Allora otterremo una serie di risultati, fatemi inserire qui un print per dividere questo episodio da quello precedente. No, questo va tra quote. Episodio 3, giusto per praticità. Allora, vediamo il risultato. Allora, questi sono i risultati del nostro episodio 3. Allora, iniziamo quindi dalla prima operazione, il risultato è 105. Poi abbiamo quest'altra operazione che ci dà come risultato 1030. Poi abbiamo quest'altra che ci dà come risultato 1.000.000. Poi abbiamo un vero, un valore booleano che dice true, che sarebbe questa condizione qui, se 9 è maggiore di 4 che è vero. Poi abbiamo 9 modulo 3 che dà come risultato 0 e 9 floor 3 che dà come risultato 3, che comunque 9 su 3 fa 3. E sempre 3 abbiamo. Poi stampiamo il nome Fabio, la lista dei miei numeri, e eccola qui, e poi la famiglia, ed eccola qui. E questo è tutto per la serie di esercizi che vi avevo lasciato. Perfetto, non era difficile. Ora passiamo andiamo avanti e passiamo alle funzioni fornite di base dal linguaggio Python, che sono chiamate built-in functions, funzioni built-in, integrate nel linguaggio, possiamo dire così. Allora, iniziamo da alcune delle funzioni che abbiamo già visto finora, quindi nei precedenti video abbiamo visto le funzioni. Allora, iniziamo. Allora, finora cosa abbiamo visto di funzioni fornite dal linguaggio? Abbiamo visto la funzione print, poi abbiamo visto la funzione str che converte un determinato valore in stringa. Un altro tipo di valore, quindi un altro tipo di dato in una stringa. Poi abbiamo visto la funzione len, se non sbaglio, e abbiamo anche visto la funzione type. Allora, per ricapitolare,
La prima funzione che vediamo è quella che abbiamo utilizzato, penso finora, più volte, la funzione print, che ci permette di visualizzare i valori che otteniamo dal nostro programma scritto in Python. Facciamo un esempio. Allora, print. Funzione print, la metto come commento, gli do un po' di visibilità, così sappiamo che questa sezione si riferisce alla nostra funzione print. Allora, vediamo come l'abbiamo usata fino adesso. Allora, print l'abbiamo utilizzata per stampare una stringa di testo, in questo caso il mio nome, e il risultato sarà il testo contenuto tra le quote. Poi l'abbiamo utilizzata per stampare un numero, in questo caso otterremo il numero 40. L'abbiamo installata e l'abbiamo utilizzata per stampare, per visualizzare una condizione, quindi 4 è maggiore di 1 e otterremo vero, true. E poi l'abbiamo utilizzata per per visualizzare il risultato di un'operazione, ad esempio 5 per 5, e quindi otterremo come risultato 25. Allora, se eseguiamo il nostro programma, vediamo che avremo come risultato Fabio 40, true e 25, che sarebbero il risultato di questi che otteniamo chiamando la funzione print in questi quattro casi. Quindi la funzione print è essenziale per visualizzare i risultati del nostro programma. Molte delle funzioni che vedremo a breve le useremo anche in combinazione con la funzione print, proprio per poter visualizzare il loro risultato. Alla funzione print possiamo passare più elementi, non solo più elementi, per visualizzare simultaneamente il loro risultato. Quindi, ad esempio, se io faccio Fabio, Serena e 40 e 4 maggiore di 1, alla prima riga, quindi in questo caso otterrò Fabio Serena true, Fabio Serena 40 true. Questo risultato qui. Quindi poi possiamo andare avanti. Vediamo adesso una delle altre funzioni che abbiamo visto in precedenza, la funzione type. La funzione type è molto interessante. Grazie a questa funzione possiamo ottenere le informazioni l'informazione su che tipo di struttura abbiamo di fronte, e verificarne se l'abbiamo convertita effettivamente da un tipo di dato a un altro. Allora, vediamo cosa intendo. Utilizziamo la funzione type all'interno della funzione print, come ho detto prima, le combiniamo, quindi per poter visualizzare il risultato dell'operazione che facciamo grazie alla funzione type, scriviamo la funzione type all'interno della funzione print. Poi vediamo un po', qui scriviamo un numero, poi di nuovo print type 40.c3, un numero decimale. Poi facciamo la stessa cosa con una stringa, di nuovo type, stringa Fabio, poi un boolean, quindi, come abbiamo visto poco fa, print type 4 maggiore di 1, questo è un boolean, così verificheremo che il risultato sarà un boolean. Poi passiamo una lista di numeri, per esempio 1, 4, 5, insomma non ha importanza. Print di nuovo, type, adesso passiamo a un dizionario. Quindi abbiamo di nuovo visto ciascuna delle strutture dati che abbiamo studiato.
studiato finora. È un dizionario, quindi la chiave Fabio, il valore 40, poi un'altra chiave Serena, insomma avete capito, 38, poi un'altra chiave Luigi, non, insomma 33, e questo è un dizionario. Adesso, eseguendo il nostro codice, otterremo esattamente di che tipo di dati ciascuno di queste righe di codice contiene dentro, quindi quale tipo di dati contiene ciascuno di questi codici. Allora, al primo posto vediamo che abbiamo un class int, che int sta per integer, poi float, che è un numero decimale, quindi 40.3. Poi abbiamo un str, che vuol dire stringa, sta per stringa. Poi abbiamo un bool, che sta per boolean, il valore boolean vero o falso. Quindi sappiamo che questo è un boolean, questa è una stringa, questo è un float, questo è un integer. Poi abbiamo una lista e un dizionario. Quindi list e dictionary. Dict sta per dizionario, list sta per lista. Vediamo adesso come convertiamo questi elementi in stringa grazie a un'altra delle funzioni fornite dal linguaggio Python di base, che è la funzione str. La funzione str essenzialmente cosa fa? Converte differenti tipi di struttura dati in una stringa. Allora, vediamo str, ovviamente come abbiamo visto per la funzione type, da sola la funzione non ci darà un risultato se non è contenuto all'interno della funzione type, quindi print. Quindi per praticità la racchiudo subito nella funzione print. Str 40, poi facciamone un'altra str 4 maggiore di 1, poi una lista, poi poi vediamo un dizionario, per praticità me lo copio da qua sopra. Allora, è il dizionario print str dizionario. Adesso otterremo quattro risultati che saranno 40, vero, 1.145 come lista, e questo dizionario che contiene Fabio, Serena e Luigi e i rispettivi valori. Quindi queste quattro righe. Ma come facciamo a sapere se effettivamente il tipo è cambiato? Quindi questo è un integer, questo è un boolean, come abbiamo visto qui. Questa è una lista, questo è un dictionary. Per verificare che la conversione ha effettivamente avvenuta, possiamo utilizzare questa funzione insieme alla funzione type, quindi la racchiudiamo nella funzione type. Allora, utilizziamo sempre print per ottenere un risultato e facciamo la stessa operazione type 40, quindi qui otteniamo un integer perché il 40 come valore da come struttura dati è un integer, e adesso facciamo la conversione str 40, però racchiudiamola nella funzione type, così otterremo un risultato che ci dice che tipo di funzione, che tipo di elemento stiamo guardando. Facciamo la stessa cosa con un float. Allora, per precisa, copio al volo 4.5, 40.5, poi ne copiamo un altro, type qui, mettiamo un boolean,
4 maggiore di 1 e adesso facciamo 4 maggiore di 1 da quest'altro lato, quindi poi proviamo anche con una lista. Uno, 5, 67 e di nuovo qui mettiamo una lista, stessa lista, anche una diversa, non fa niente. E poi facciamo la stessa cosa con un dizionario e il dizionario lo copiamo da qui, compresa la funzione str, print. Allora, qui abbiamo convertito il dizionario in una stringa, utilizziamo type per verificare che la conversione è avvenuta, poi prendiamo di nuovo la funzione type e gli infiliamo dentro il nostro dizionario. Ok, quindi da ciascuna di queste righe di codice otteniamo due risultati. Al primo punto otteniamo l'integer e poi la conversione. Quest'altro punto otteniamo type, il tipo di valore che abbiamo qui, quindi un float, e il valore convertito in stringa, e così via per tutti gli altri. Adesso eseguiamola. Ok, allora da qui in poi sono le nostre. Allora, come vedete, i nostri risultati sono questi. Da qui in poi abbiamo a sinistra, nella colonna di sinistra, abbiamo i tipi di strutture di dato che abbiamo definito qui dentro, nella prima colonna, quindi abbiamo un integer, un float, un boolean, una lista e un dizionario. Mentre vediamo che dall'altro lato, nella seconda colonna, abbiamo tutte stringhe, quindi la conversione, grazie alla funzione str, da un tipo di dato che sarebbe in questo caso integer, boolean, float, lista e dictionary è avvenuto, e quindi abbiamo da quest'altro lato tutte stringhe, quindi queste sono tutte stringhe, quindi potenzialmente le possiamo anche concatenare con il segno più, come abbiamo visto negli esempi precedenti. Come per la funzione come la funzione str, ci sono funzioni simili per ciascuno di questi altri tipi di dato, quindi c'è una funzione int, float, bool, list, dictionary e dict, che fanno esattamente la stessa cosa che fa la funzione str. Quindi avremo, tanto per vostra per farvelo ricordare, allora abbiamo una funzione int. Iniziamo dall'str, abbiamo la funzione str, abbiamo la funzione int, abbiamo la funzione float, abbiamo la funzione list, abbiamo la funzione dictionary, abbiamo la funzione anche tuple. Ok? Ovviamente anche per i tuple la stessa cosa è valida, quindi se invece di scrivere un dizionario inserisco un tuple, il risultato non cambia, convertirò da tuple a stringa utilizzando str e verificherò che ho effettivamente un tuple, quindi possiamo farlo anche qui. Un tuple si definisce tra parentesi, quindi 20 Fabio true, quindi questo valore sarà un tuple e mi dirà dov'è? Tuple. Eccolo qui. Quindi in questa riga qui potete notare che la funzione type ci ha detto che abbiamo a che fare con una struttura dati tuple. Allora, andiamo avanti. Ovviamente queste funzioni funzionano in modo similare e potete studiarle per conto vostro guardando la documentazione ufficiale del linguaggio Python, oppure utilizzando la funzione che vi sto per mostrare adesso, la funzione help è attualmente molto 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 utile, che
Praticamente a cosa serve? Grazie alla funzione app possiamo invocare la funzione app e accedere alla documentazione di una determinata funzione o classe, per esempio. In questo caso stiamo parlando delle funzioni, quindi la vediamo nell'ambito funzioni. Allora, come viene utilizzata? Semplicemente in questo caso non la combiniamo con la funzione print, ma perché di sé la funzione help ci dà dei valori, quindi help, abbiamo visto la funzione str, quindi adesso quando eseguiamo il nostro codice otterremo la documentazione relativa a questa funzione. Come potete vedere, da questo punto in poi, qui, help. Ovviamente la documentazione è in inglese e questa documentazione ci spiega esattamente cosa possiamo fare con questa funzione, quindi creare un oggetto stringa da un altro oggetto. All'interno del nostro terminal, semplicemente utilizzando il tasto freccia in basso, possiamo scorrere e vedere quali altre cose possiamo fare utilizzando questa funzione, dove è definita e come possiamo utilizzarla. Quindi possiamo scorrere la documentazione lunghissima e per uscire dalla documentazione è sufficiente premere il tasto Q e il terminal tornerà allo stato precedente, quindi neutro. Questa funzione funziona praticamente con tutte le funzioni che sono preesistenti nel linguaggio Python o anche funzioni che abbiamo definito noi personalmente. Questo lo vedremo successivamente quando arriveremo al capitolo come definire le funzioni. Allora, quindi come ho detto prima, potete scoprire cosa fa la funzione int, per esempio, semplicemente digitando il suo nome all'interno della funzione help. La stessa cosa vale per la funzione float, la stessa cosa vale per la funzione list, no, scusate, stessa cosa per la list, la stessa cosa vale per il dizionario, quindi help, e la stessa cosa ovviamente vale per il tuple. Ok, quindi se eseguo questo codice otterrò ciascuna documentazione una alla volta, quindi inizio dalla funzione help, dalla funzione qui str, quindi avrò la documentazione di str, premo quit, Q, la Q, e quindi successivamente passerò a quest'altra riga di codice che mi spiega cosa fa la funzione int, poi di nuovo Q e arriverò al float, quindi la documentazione del metodo della funzione float, poi di nuovo Q e avrò quella delle liste, di nuovo Q avrò quella del dizionario, di nuovo Q avrò quella del tuple. Se premo nuovamente Q, dopo il tuple non c'è nulla, quindi esco dal programma. Quindi per ora queste le commento, perché ogni volta altrimenti dovremmo premere Q per uscire dalla documentazione e non ci interessa farlo. Passiamo a un'altra funzione che è un'altra funzione molto molto utile, è la funzione len. Allora, la funzione len cosa fa? Ci permette di ottenere un valore numerico che indica gli elementi di una sequenza. Essenzialmente funziona così e possiamo utilizzarla su ciascun tipo di sequenza. Allora, vediamo un po': print, len, allora Fabio. Allora, come sappiamo, la stringa è una sequenza di caratteri, quindi la stringa Fabio è una sequenza e possiamo utilizzare la funzione len per ottenere la lunghezza di questa sequenza. Poi lo facciamo con una
lista. Una lista può contenere numeri, ma anche stringhe o altro, insomma, anche se non è una pratica consigliata quella di mischiare i vari valori all'interno di una lista. Allora, poi possiamo farlo anche con un dizionario. Fatemi copiare qui il dizionario, così non lo riscrivo. Allora, print len e dizionario. Allora, qui otterremo il numero di caratteri della parola, del nome Fabio, quindi 5. Otterremo il numero di elementi contenuti in questa lista, quindi in questo caso 1, 2, 3, 4, 5. Poi otterremo il numero di elementi contenuti in questo dizionario, 1, 2 e 3. 5, 5 e 3. Funziona anche con i tuple, quindi con tutti i tipi di liste, di sequenze. E, di nuovo parentesi, facciamo una stringa, facciamo un'altra stringa. E prendiamo un valore boolean, quindi questo ci dovrebbe dare un altro 3. Ok, poi possiamo avanti a scoprire alcune delle nuove funzioni che fino adesso non abbiamo visto. Quindi iniziamo da una funzione che anch'essa mi sembra ripetitivo, ma è anch'essa molto molto utile, e questa è la funzione input. Ovviamente ce ne sono tantissime, ma vi faccio vedere quelle principali che comunque fino adesso abbiamo utilizzato e che utilizzeremo successivamente, ma poi potete documentarvi da soli e scoprire tutte le altre funzioni fornite dal linguaggio Python leggendo la documentazione. Vi lascerò un link nella descrizione del video. Allora, cosa fa questa funzione? Tramite la funzione input possiamo rendere il nostro programma interattivo e interagire con l'utente. Questa funzione aspetta che l'utente inserisca un valore e poi prosegue con l'esecuzione del programma. Vi faccio un esempio. Allora, input, inserisci il tuo nome. Allora, questo all'interno della funzione input cosa passo? Passo un messaggio, è il messaggio che mostrerò all'utente per dirgli ciao, dammi inserisci un dato. Quindi do uno spazio perché ve lo faccio vedere subito il motivo. Allora, eseguo il codice, devo salvare prima il file altrimenti non diventa effettivo, quindi inserisci il tuo nome. Questa qui è il termine in attesa di un mio input, di una mia azione, quindi io inserirò il mio nome. Vedete, tra la richiesta che fa il termine, quindi la domanda che mi pone per interagire e il comando che io passo, quindi il valore che io passo, c'è uno spazio e quindi è questo spazio, altrimenti sarebbe tutto appiccicato. Il mio nome è Fabio. Il programma esegue e finisce. Così non sembra molto utile, ma ve lo assicuro è utilissimo. La funzione è molto più utile se salviamo il suo risultato all'interno di una variabile, che così possiamo riutilizzare dopo per creare un programma che interagisce effettivamente con l'utente. Quindi, se noi assegniamo una variabile nome a questo input, praticamente poi possiamo fare print ciao nome e aggiungiamo anche un bel punto esclamativo. Quindi il nostro programma adesso ci resterà in attesa che noi gli inseriremo un nome e poi ci salverà. Nome Fabio. Ciao Fabio. Vedete, ho interagito effettivamente con il computer e mi ha richiesto di inserire
un valore, alcune informazioni, e a queste informazioni ha risposto con un messaggio di benvenuto. Come ho detto, questa funzione è molto molto utile perché viene utilizzata sempre, ogni volta che abbiamo bisogno che l'utente interagisca con il computer, sia in modo manuale che in modo automatico. Poi possiamo passare ad un'altra funzione, che anche questa è molto utilizzata, anche se non come le altre, la funzione assoluto, che sarebbe absolute, ABS, ABS. Questa funzione, applicata a qualsiasi numero negativo, ci dà come risultato il valore assoluto, che è sempre un numero positivo. Quindi definiamo un numero negativo e al numero negativo uguale numero negativo meno 100. Ok, adesso utilizziamo la funzione print e al suo interno la funzione absolute, e gli passiamo all'interno il numero negativo. Quindi ovviamente, se utilizzo print, lo facciamo adesso, print numero negativo. Allora, prima riga qui stampo il numero negativo, quindi meno 100. Alla seconda riga stampo il numero negativo all'interno della funzione absolute, che quindi mi darà solo il valore positivo. Questo sarebbe il caso se lo togliamo, perché altrimenti ogni volta che eseguiamo il nostro codice ci chiederà il nome. Ok, vedete, prima riga abbiamo meno 100, quindi questo. Riga 309, abbiamo il numero negativo, meno 100. Alla riga successiva abbiamo solamente il valore positivo, quindi 100. Poi, questo è più o meno tutto per questa funzione. Potete ovviamente, come ho detto prima, utilizzare la funzione help e la funzione absolute per leggere la documentazione e scoprirne di più. E lascio a voi questo, insomma. Vediamo un po', un'altra funzione interessante è la funzione somma, la funzione sum. Questa funzione, come immaginate, cosa fa? Ci permette di sommare tutti i numeri di una sequenza in modo progressivo. Allora, cos'è una sequenza? Lo sappiamo già. Utilizziamo sempre print per vedere il risultato, poi somma al suo interno, e definiamo una sequenza, quindi una lista di numeri 1, 4, 6, 7, 8, dei numeri a caso, insomma. E la funzione somma praticamente cosa fa? Somma 1 a 4, il risultato lo somma a 6, il risultato lo somma a 7, il risultato lo somma a 8 e ci dà il totale. Quindi 26. Possiamo utilizzarla sulle liste, ma anche su grazie a un'altra funzione che vedremo successivamente, ma che la introduco brevemente, che sarebbe la funzione range. Sommiamo range 15, per esempio. La funzione range essenzialmente ci permette di ottenere una sequenza, e quindi il risultato è 105, perché somma tutti i numeri dall'1 al 5, dall'1 al 15. Quindi 1 più, fa così praticamente, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 e così via fino a 15. Ed ecco perché abbiamo il risultato 105. Quindi nel primo esempio abbiamo passato alla funzione somma una sequenza di numeri attraverso una lista, quindi abbiamo ottenuto come risultato 26. Nel secondo esempio abbiamo invece combinato la funzione somma con un'altra funzione, che poi vediamo, che è la funzione range, che dà come risultato un oggetto che contiene una sequenza di numeri interi, e pertanto otteniamo una sequenza di numeri e la loro somma è 105. Poi passiamo a un'altra delle funzioni del linguaggio, che sarebbero due funzioni molto interessanti anche loro. Sono la funzione
le funzioni max, massimo e min, minimo. Ovviamente tutte queste funzioni la documentazione sono in inglese, perché il linguaggio padre è in inglese. Se non erro, la documentazione italiana non esiste. Allora, utilizziamo queste due, prendiamo questa lista. Come immaginate, queste funzioni vengono applicate sempre anche loro su una sequenza, sono molto simili. La prima dà come risultato il valore più alto di una sequenza di numeri, mentre la seconda dà il valore più basso. Quindi utilizziamo all'interno della funzione print, cerchiamo il valore più alto contenuto in questa lista e poi utilizziamo quella, l'altra, che ci dà il valore minimo della lista, e quindi otterremo 8 e 1. Allora, questa riga, come vedete, il risultato è 8, perché il numero più grande tra 1 e 8 è questo, e il numero 1, che è il valore minimo. Scusate questo casino, ma abbiamo il lavandino che perde e fa un casino della Madonna quando apriamo il rubinetto, ma purtroppo, poiché siamo in autoisolamento, non faremo venire l'idraulico a ripararlo, e quindi ci tocca restare con questa caciara. Allora, queste sono alcune delle funzioni di base del linguaggio Python. Le altre le trovate nella documentazione. La documentazione si trova a questo link. Quindi questo è il link, ve lo potete copiare, ma lo lascio nella descrizione del video. E è tutto per questo episodio. Prima di passare al video successivo, fate pratica con le funzioni che abbiamo appena studiato. Se vi trovate in difficoltà e non avete capito qualcosa, riguardate il video, oppure lasciatemi un commento sotto al video di YouTube e vi risponderò come possibile. Mi auguro che abbiate trovato questo video interessante, anche i precedenti. Se vi sono piaciuti, mettete un like, così so che avete apprezzato. Mi raccomando, state a casa, state al sicuro, non uscite, e ci vediamo alla prossima puntata.